Ciao, sei molto bello come animale. Da oggi verrai venerato e il tuo unto propagato. È un peccato che peste, vaiolo e colera, che tanta gioia hanno dato all'umanità, non siano più tra noi. Solo il ratto può ridarci quello che è stato. Un lutto per famiglia ci vuole. Io ho sempre lavorato sotto padrone, però ho studiato da monatto. E adesso che sono a casa vorrei esercitare il mio titolo. Ho un'età che se non mi metto sotto adesso non imparo più. Monatto, sì, quello che porta via i morti. Si fa 3 anni di scuola a Lodi. C'è anche il corso per untori, ma è a numero chiuso. Prendono solo i figli degli untori. Io sono contento, monatto, mi basta star nell'ambiente. Come lavoro è sano. Tu vai nelle case, bruci la roba infetta, rubi quello che c'è, carichi sui malati, li scherzi. Ogni squadra ha il suo rimorchio. Quando hai su quei 50 o 60 quintali di peso vivo, li porti a rottamare. Loro fanno la tara e ti pagano 30.000 lire al quintale, come le bietole. Non devi star lì preciso. Io ad esempio nelle stanze, quando vedo gli anziani, sono interi, sono fallati, li purgo e li butto nel mucchio. Qualcuno si lamenta, ma anch'io più di tanto non posso. Va, dorme. Questo qui è il maschio. Le carestie più belle le ha buttate in piedi lui. Come animale falso. Se non ha in mano niente, lavora sul suo, fa l'incesto. Se no, preferisce andare su di schiena ad altre specie. Ho visto io, c'era una cicogna zoppa, si era persa, piangeva. Lui prima l'ha illusa. Voglio far razza con te. Ti faccio avere la residenza. Ti amo. Ale. Poi, dopo averla inforconata duro, le ha sbranato una zampa, quella sana. Si è vantato e l'ha lasciata lì. Alla sera è tornato e gli ha defecato sul manto. Non era obbligato, ma l'aveva lì. Come animale completo questo qua. Quello là è bello, quello là è ancora più grosso e bello. Sa che lo prendo...